Più che altro per la grandissima vittoria contro il Milan, che ci dà il terzo posto solitario, quindi è qualcosa di fantastico. Sì, un Genoa che fa sognare, noi sappiamo bene che è difficile stare su in alto, però ogni settimana ce la metteremo tutta per restare su, perché svegliarsi al terzo posto è qualcosa di magnifico. La prossima è contro la Roma? Sì, la prossima sappiamo sarà una partita ancora più difficile di questa, la Roma ha delle individualità incredibili, però noi ci prepareremo come ogni settimana per cercare di portare a casa i tre punti. Antonelli è cresciuto nel Milan con un papà che ha giocato nel Milan, che segni per il Genoa in una partita che fa volare il Genoa al terzo posto? No, beh sì, sono fatto 3 anni nel settore giovanile del Milan, che sicuramente mi ha fatto crescere come uomo, perché prima come calciatore, però adesso sono 4 anni qua al Genoa, sto benissimo qua e spero di rimanere qua, è stata una vittoria fondamentale del gruppo. Qualità e intensità? Sì, no, detto, oggi abbiamo messo sotto a livello fisico il Milan, abbiamo corso penso il doppio, quindi questo è quello che ha fatto la differenza, poi col pubblico che ti trascina così è ancora più facile. Ma anche l'anno scorso avevi avuto un mese d'oro con un sacco di colpi di seguito, che ti succede? C'è il mese da bombare ogni anno? C'è il mese di culo ogni anno, quindi no. Speriamo aumenti il tempo dei gol, no, però a parte gli scherzi, no, sfruttiamo i calci d'angoli così li prepariamo in allenamento con certi movimenti e però sta andando bene. Il gol di oggi, quello di oggi forse dei tre è stato il più bello. Sì, non ero neanche accorto di far gol, se devo essere sincero, perché l'ho preso di testa, poi mi hanno spinto e ho visto la palla rotolare in rete. Però detto, siamo felicissimi perché c'è un gruppo veramente fantastico, che anche chi gioca meno entra e fa sempre benissimo, quindi questa è la forza. Quanto si mette in evidenza anche un giovane Izzo, tu commenti questo? Sì, no, Armando è veramente un buonissimo giocatore. Ha giocato poco, però quel poco che ha giocato ha fatto vedere di avere grandi doti. È un ragazzo giovane, sicuramente il mister lo farà crescere nel migliore dei modi. No, per il caso stiamo andando benissimo, adesso bisognava vincere anche qualche partita in casa, ci siamo riusciti col Milan e quindi siamo felicissimi. Perotti è un giocatore devastante, non lo conoscevo, ma è veramente un giocatore devastante. Avere un giocatore così in squadra, che cosa significa? No, è meglio averlo in squadra che contro, ma poi in questo momento salta sempre l'uomo, quindi ci crea sempre superiorità numerica, poi corre tantissimo, anche lui è veramente un fenomeno. È una grande sicurezza. Sì, no, parla lui e sappiamo che crea qualcosa sicuramente, poi anche gli altri, che anche Falk dall'altra parte ha giocato benissimo, anche Matri ha corso tanto, ha fatto bene. Aspetta, la forza di quest'anno è il gruppo. È una stagione particolare, che si potrebbe provare? No, sì, sappiamo che è difficilissimo restare su in alto, noi lavoreremo settimana dopo settimana per provare a restare sempre più in alto possibile. E avvicinare la Roma? No, quello è... No, però adesso abbiamo uno scontro diretto. In casa e sicuramente gli daremo filo da torcere. Grazie.